vinta come l'edera. Son qui, respiro il tuo respiro, son l'edera legato al tuo cuore, sono folle di te. Il film che è là, è lassù nell'Olimpo dei film nella storia della nostra cinematografia. Noi semplicemente ci siamo liberamente ispirati a quel film e abbiamo raccontato una storia che ha dei tratti comuni con la storia di Dino Risi, ma che è totalmente lontana da un capolavoro assoluto e da due attori straordinari come erano Sordi e Franca Valeri. Ho capito che da una parte c'è la vita moderna del XX secolo con la folle corsa al danaro e dall'altra parte c'è la rinuncia, solo la rinuncia. Non c'è via di mezzo. Bravo, lei ha scelto la rinuncia. Ma che dici? Ho scelto la corsa al danaro. Il plot del film, purtroppo, sembra un suono anche onomatopeico, per cui, insomma, è quello. Cioè, un uomo di scarsissime qualità vive all'ombra, al fianco e all'ombra di una donna molto ricca e potente, che è Luciana Littizzetti in questo caso. E siamo una coppia per interesse, fondamentalmente, stiamo insieme. Anzi, l'interesse è mio soprattutto. A un certo punto sembra, pare, che questa donna, che in qualche modo mi sta anche un po' opprimendo e soffocando ogni mia iniziativa, muore. Parte una nuova vita, ma forse questa donna non è morta. Elvira, la nostra rediviva, lascia che ti abbracci. Caro Fenoglio. Caro ammiraglio, ha visto che bello scherzetto ci ha combinato la nostra Elvira? Davvero un bello scherzo. Sordi per un attore è un riferimento assoluto, è un unico, è come dire cos'è il Colosseo, ci sono degli attori che entrano nell'immaginario collettivo, entrano nel nostro di ognuno di noi, che sono lì inarrivabili, li guardi, li ammiri e fai la tua strada, ovviamente, se li porti te li mangi, nel senso che te li mangi guardandoli, ti nutri di quella roba lì. Di qua! Cosa fai, cretinetti? Mi hai richiamato su, stavo già uscendo. E non lo senti il telefono, è mamma tua! Oddio, la mamma.